Urania, notiziario di astronomia e astronautica, a cura dell'Istituto Nazionale di Astrofisica. Ben ritrovati da Luca Nobili ed Elena Lazzaretto. È la mattina del 23 aprile quando il satellite Swift coglie un lampo di raggi gamma proveniente dallo spazio profondo. Il lampo gamma dura appena 10 secondi, ma è seguito dall'emissione di altre radiazioni. Quanto basta Swift per localizzare la direzione di provenienza e permettere così di girare altri telescopi verso quel punto. Tra questi anche il nostro TNG, il Telescopio Nazionale Galileo, che si trova nelle Canarie. Abbiamo raggiunto al telefono il coordinatore delle osservazioni del TNG, Paolo D'Avanzo dell'INAF, al quale abbiamo chiesto cosa ha causato il lampo. Questo lampo gamma eccezionale, così come tutti gli altri che sono stati osservati fino ad ora, si ritiene vengano originati dal collasso di stelle molto massicce. E con stelle molto massicce si intende stelle che hanno una massa fino a 100 volte più grande del nostro Sole. Quando queste stelle arrivano alla fine della loro vita, il nucleo di queste stelle collassa su loro stesse, generando un buco nero e provocando un rilascio di energia pari a quello di fino a 100 supernove tutte insieme. E questo rilascio di energia va a provocare il lampo gamma. Innesca il lampo gamma. Grazie alle osservazioni è stato possibile calcolare la distanza della stella che ha emesso il lampo gamma. Si tratta di un valore record, oltre 13 miliardi di anni luce, che le vale il titolo di stella più distante finora individuata. È stato proprio grazie a osservazioni effettuate con il Telescopio Nazionale Galileo che è stato possibile misurare con precisione questa distanza, e non solo, è stato possibile essere i primi a comunicare alla comunità scientifica la misura di questa distanza così eccezionale. E tutto questo è stato possibile perché c'è tutta una collaborazione guidata principalmente da astronomi italiani, ma con anche collaboratori internazionali, che ha precisi accordi con il Telescopio Nazionale Galileo e che permette di ripuntare il telescopio in tempi brevi ogni volta che c'è un nuovo lampo gamma nel cielo. Sotto la superficie di Encelado, una delle lune di Saturno, si nasconderebbe un oceano di acqua liquida. A rafforzare questa ipotesi arrivano i dati della sonda Cassini, che nel 2008 è passata attraverso il grande sbuffo di ghiaccio vaporizzato che fuoriesce dalla luna saturniana. La composizione del ghiaccio fornisce indizi sulla sua provenienza e su cosa si nasconde sotto la superficie. Se l'ipotesi dell'oceano d'acqua troverà ulteriori conferme, Encelado diventerà un obiettivo di studio molto interessante. Il 16 maggio, presso la sede di Thales Alenia Spazio a Torino, si terrà la cerimonia di addio per Node 3. È un altro componente, per buona parte made in Italy, destinato alla Stazione Spaziale Internazionale. Da Torino inizierà il suo viaggio verso il Kennedy Space Center in Florida, dove la NASA lo prenderà in consegna. Una volta agganciato alla stazione nel 2010, il modulo ospiterà al suo interno vari dispositivi di controllo delle funzioni ambientali e vitali di bordo. Node 3, assieme al predecessore Node 2 e al modulo Cupola, è elemento di scambio di un baratto accordato fra la NASA e l'Agenzia Spaziale Europea. Quest'ultima si era impegnata a fornire i tre componenti in cambio del trasporto da parte degli americani del laboratorio Columbus, agganciato alla stazione nel 2008. E con questo è tutto. Dalla redazione di Urania, una buona continuazione. Urania vi dà appuntamento alla prossima edizione e vi ricorda che potrete trovare altre notizie visitando il sito www.celoblu.it.